Ciao a tutti e benvenuti su Sempina Bicchi. Oggi sono all'aperto, quindi sentirete un po' di rumore. In realtà non è per niente una bella giornata qui, il tempo è molto ventoso e brutto, quindi scusatemi se in realtà ci sarà un po' di rumore di sottofondo. Faccio un video velocissimo oggi per parlarvi di un prodotto per le mani. Il prodotto è questo, è della Revlon, si chiama Revlon Crazy Shine. Il prodotto è ottimo se vi piacciono le unghie naturali ma non avete ad esempio tempo di stendere lo smalto trasparente. Sulla confezione è riportato un risultato di 400 volte più brillante rispetto all'unghia naturale e effettivamente devo dire che funzionano veramente molto bene. L'effetto sull'unghia è questo, quindi sembra che io abbia steso uno smalto trasparente sull'unghia, a differenza di questo dito dove non c'è nulla. Vi faccio vedere come si usa perché è veramente semplicissimo. Iniziate con la parte leggermente abrasiva. Dopo aver fatto questa operazione girate il buffer dalla parte, diciamo, bianca e cominciate a lucidare la superficie dell'unghia. Appare molto lucida, sembra che abbiate steso del trasparente, anche se non è così. Il risultato dura all'incirca una settimana, qualche giorno di meno a seconda anche di quanto utilizzate o sporcate le mani con creme o altro, ovviamente. Però trovo che sia un metodo molto efficace se non avete tempo, se siete in viaggio, per avere comunque le mani curate senza dover utilizzare uno smalto trasparente o dover aspettare i tempi per l'asciugatura dello smalto. Sappiate però che potete trovare dei prodotti simili anche nei negozi della linea del capello, ad esempio. Sono delle lime buffer, costano circa 6-7 euro, che sono invece la classica forma della lima tradizionale, ma che hanno lo stesso identico funzionamento e la stessa efficacia, quindi hanno esattamente lo stesso risultato. Quindi se non volete impazzire a cercare questo prodotto nello specifico, potete tranquillamente andare in uno di questi negozi e chiedere di questo particolare tipo di lima. Spero che il video vi sia piaciuto e che vi sia stato utile, e se vi va ci vediamo al prossimo. Ciao ciao!